C'è un solo smartphone che vi offre una selfie cam da 44 megapixel con tanto di flash LED frontali. Ma alla selfie cam da competizione bisogna aggiungere anche un design molto carino. E allora, oggi vi presentiamo Vivo V21. Abbiamo davanti un vero e proprio selfie phone, definito in questo modo perché, come vi abbiamo già anticipato, punta tutto sulla fotocamera, in particolare quella frontale. Si parla dell'unico smartphone al momento sul mercato con la stabilizzazione ottica dell'immagine anche nella fotocamera anteriore. Questo vuol dire che è a prova di selfie notturni, ma soprattutto di riprese e foto in movimento. Quello che ci è piaciuto molto è la presenza della doppia luce selfie, una vera chicca per chi vuole ottenere uno scatto più nitido anche in condizioni di luce scarsa. Ovviamente, oltre alle foto, anche i video frontali possono essere illuminati e riequilibrati da queste luci selfie. Ma non è tutto. Grazie ad uno speciale algoritmo di intelligenza artificiale, la funzione Super Selfie Notturno migliora gli scatti in modo automatico, rendendoli più nitidi e luminosi e togliendo anche le imperfezioni del viso. Noi vi sfidiamo a trovare altri smartphone che vi consentono di girare video selfie in 4K così stabili. Stabilizzazione ottica ed elettronica insieme sono la combo perfetta per chi ama riprendere i momenti migliori in un modo che sia naturale, spontaneo, ma con un effetto più gradevole. Gli effetti speciali non sono ancora finiti. Ci siamo divertiti a provare tutti gli effetti per il viso integrati nella fotocamera frontale. Grazie a stili, bokeh, trucchi e ritocchi del volto avremo sempre il selfie perfetto, anche quando capitano quelle giornate in cui non abbiamo voglia di truccarci o non siamo, potremmo dire così, nella nostra versione migliore. Vivo ha davvero pensato a tutto per questo V21, mettendosi soprattutto nei panni dell'utente per cercare di trovare ogni piccola esigenza. Potrete rimpicciolire il vostro viso se in un selfie di gruppo siete troppo grandi, no? E risulta un faccione rispetto a tutti gli altri. Immagino che vi sia capitato almeno una volta nella vita. E poi Vivo non si è dimenticata del comparto fotografico principale, 64 megapixel che si accompagnano a una fotocamera grandangolare e anche una super macro per trovare sempre una prospettiva davvero molto carina. Il processore MediaTek Dimensity 800U opera su 2,4 GHz, garantendo una buona velocità e fluidità nell'utilizzo di questo smartphone. Con la connessione 5G, poi su doppia SIM, abbiamo una buona velocità anche online. Il sistema operativo su questo V21 è FunTouch OS 11.1, ideato proprio da Vivo e basato su Android 11. Come dice il nome, punta sulla semplicità e sulla freschezza con un look minimalista. Notevole anche la batteria da 4000 mAh e con flash charge può essere ricaricata fino al 63% in soli 30 minuti, quindi prestazioni a livello di molti top di gamma oggi in circolazione. Si tratta inoltre di uno smartphone maneggevole perché pesa solo 176 grammi ed è sottile circa 7,3 mm. Lo schermo di V21 è da 6,44 pollici, è un AMOLED, garantisce colori vividi e un comfort anche per gli occhi grazie alla protezione per la luce blu. Il design è molto semplice, ma lo troviamo estremamente stiloso ed elegante. Un dettaglio particolarmente piacevole è la scocca opaca che non riflette e soprattutto non lascia i segni delle impronte. Questo è uno smartphone per chi ha molta fretta, no? Pensate che supporta una tecnologia di memoria UFS 2.2, che è una lettura più veloce del 110% e una velocità di scrittura migliorata del 95% rispetto al precedente smartphone V20 e con un migliore consumo di memoria. Il colore che vi stiamo facendo vedere è Sunset Dazzle, perché ricorda proprio un tramonto rosa sul mare. C'è anche in Dusk Blue, con sfumature più scure, nere e blu. Quindi Luca, cosa ne pensi alla fine di questo smartphone? Beh, credo che sia un buon prodotto di fascia media, con un buon rapporto qualità-prezzo.
oggi si trova più o meno intorno ai 350 euro ed è perfetto per i giovani che amano, insomma, immortalare ogni momento e condividerlo sui social e creare dei contenuti virali. Questo è un prodotto molto, ma molto interessante e tra l'altro anche bello da vedere. A prestissimo, ci ritroviamo su Mr. Gadget.